Maria De Filippi rompe il silenzio riguardo alla sua vita privata per chiarire voci infondate sul patrimonio di Maurizio Costanzo. La conduttrice ha querelato chi diffondeva notizie false e ha rinunciato all'eredità, lasciando i beni ai figli di Costanzo e al figlio adottivo. Il patrimonio di Maria De Filippi include il 50% della Fascino PGT, società di produzione televisiva di successo. Nel 2023 la società ha registrato utili per 8 milioni di euro, con un dividendo di oltre 4 milioni per De Filippi. Proprietà immobiliari e diritti d'autore legati ai libri e programmi televisivi di Costanzo completano l'eredità. Il valore totale dei beni ereditati si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ben lontano dai 70 milioni suggeriti dai rumors. Maria De Filippi dimostra generosità e attaccamento alla famiglia di Costanzo, mantenendo sempre un profilo basso riguardo alla sua vita privata e alle sue finanze. La conduttrice pavesa si è espressa pubblicamente per smentire le voci circolate online, mostrando la sua determinazione nel difendere la verità e la sua volontà di proteggere l'eredità di Maurizio Costanzo per i suoi cari. La sua decisione di rinunciare all'eredità e lasciare i beni ai figli di Costanzo dimostra il suo rispetto per la famiglia.